Voglio anche raccontare, questo non l'abbiamo detto prima, com'è nata questa serata. È nata passeggiando una calda serata d'agosto per Ortanova con Gianni Iorio, che è un suo affezionato collaboratore, e dicendo questa cosa Gianni mi ha detto: ma noi ci proviamo, vediamo insomma di portare il maestro Bacalova a Foggia, quindi per noi è un doppio onore averla qui con noi e poi averla anche con Gianni, che poi le presenterà sicuramente dopo. Allora maestro, noi volevamo soltanto lasciarle un piccolo omaggio. L'omaggio che lei lascerà a noi sarà quest'ora di concerto, che sicuramente sarà ben gradita, e non soltanto per i contenuti musicali ma anche per la sua capacità di coinvolgimento, che insomma sappiamo essere portata anche dalle parole, non soltanto dalla musica. Le volevamo consegnare questa testimonianza, che è un'opera realizzata a mano dai ragazzi del liceo Perugini di Foggia, su uno strato di legno composto a pellicola, e una lastra d'oro che poi rappresenta quella che è la nostra effigie, il nostro simbolo del Festival Indipendente ormai da 11 anni. Le lascio questo omaggio sperando insomma che tra tanti riconoscimenti anche un piccolo spazio per questo sia dedicato, per il nostro piacere ma quantomeno per il ricordo che lei avrà di Foggia e questa nostra manifestazione. Buonasera, io ringrazio chi ha voluto premiarmi in questa rassegna cinematografica, cioè mi è particolarmente gradito ricevere un riconoscimento all'interno di qualcosa che riguarda il cinema. Io ho lavorato tanto per il cinema e dunque sono, diciamo, riconoscimenti che mi fanno molto piacere. Ecco, tutto qua. Grazie. Torniamo un attimo di nuovo qui e lasciamo la scena. Un buon divertimento a tutti voi.